Bentornati su Toprak Bang, il canale dove si scherza sulle cose serie e si serieggia sulle cose scherzose. Oggi siamo qui per l'annuncio di un possibile raduno, se volete venire. Ben ritrovati, amici. Siamo qui per annunciare che il 9 e 10 febbraio 2019 potete trovare il sottoscritto, il mitico Toprak Bang, come ospite nello stand della casa editrice Check Caff al Lit Show di Vicenza. Ovviamente non ci vado come Toprak Bang, ci vado come rappresentanza del Comitato Difesa Legali Possessori di Armi, che vi linko qui sotto, che è un comitato, una figura legalmente riconosciuta che è stata costituita sulla base di due gruppi Facebook con un totale di circa 100.000 utenti in totale e che ci auguriamo che possa rappresentare per bene la categoria delle persone regolarmente armate per difendere i loro diritti e anche espanderli un po', combattere certi bizantinismi, eccetera. Questa presenza al Lit Show è la prima mossa ufficiale dove ci sarà anche la possibilità di tesserarsi al comitato gratuitamente. Ci sarà la possibilità di fare le donazioni al comitato ricevendo regolare ricevuta. Ci sarà la possibilità di firmare la prima mossa del comitato, che è quella di far inserire gli animali domestici nella legge sulla legittima difesa, perché attualmente per un buco di legge non sono più beni, quindi non sono tutelabili come beni, ma non sono persone, quindi non sono tutelabili come persone, e in pratica se ti stanno ammazzando il cane in casa non puoi reagire. O anche fuori, insomma, se ti stanno facendo male al cane, in realtà teoricamente non puoi reagire. Vogliamo vedere di far coprire questo buco legislativo: il cane, il gatto, il pappagallo, quello che è, perché l'animale d'affezione. Da quella via che sono al Lit Show, che non ci sono mai stato, e vi spiegherò anche perché. Cercherò di fare un po' di video per il canale, cercherò, se riesco, prendere qualche contatto con qualche azienda che magari produce, che so, zaini piuttosto che torce elettriche, accessori, fondelli per i caricatori della Glock, butto lì delle ipotesi casuali, per vedere se si riesce ad avere un po' di materiale da recensire sul canale. Non ci sono mai stato. Perché non sono mai stato al Lit Show? Allora, perché per essere lì, arrivare circa alle 11 di sabato, io devo prendere un treno che parte circa alle 5, quindi non torna tanto agevolmente. E questo tragitto è fatto di quattro diversi treni, ho tre cambi, quindi ovviamente non è comodissimo per me. Non c'è possibilità di fare di meglio, quindi lo faccio per il comitato, ma se no tante ore così di viaggio, una notte fuori, tanti soldi così non mi tornano bene da spendere. In totale ci lascio un paio di centinaia di euro, solo di treno ce ne sono 123 circa, quindi vabbè. Però in ogni caso, se volete venire, conta come raduno, facciamo contare come raduno, mi trovate sabato e domenica. Se al banchetto del comitato non ci dovessi essere io, ci dovesse essere qualche amico del comitato, è perché io sono in giro con la macchina fotografica e eventualmente basta che mi facciate chiamare e arrivo subito per gli autografi, no, per salutarci, stringerci la mano. E fare due chiacchiere, non vi state a preoccupare. Comunque venite numerosi al Lit Show, soprattutto al banchetto del comitato e soprattutto a tesserarvi gratis al comitato. Noi ci vediamo al prossimo video.
sempre ovviamente su Top Rack Bang. Ciao!